Ieri ragazzi ho fatto la mia prima raid di Resident Evil 2. Ci siamo molto divertiti ragazzi. O almeno abbiamo avuto massimo 3 spettatori. Però per me è già qualcosa ragazzi. Cioè, abbiamo anche avuto un altro 24esimo iscritto. Vi lascerò il link nelle schede. Ma oggi non siamo qui per Resident Evil. Siamo qui per parlare d'altro. Ma come al solito ragazzi vi invito ad iscrivervi, attivare le notifiche, lasciare un bel like per sostenere questo video. Iniziamo. Ragazzi, l'argomento del giorno è Hitman 3. Hitman 3 è uno dei giochi usciti per console PS4 e PS5 quest'anno. Uno dei più famosi giochi usciti per queste piattaforme, ragazzi. Un gioco che mi ha davvero stupito, ragazzi. Hitman, ragazzi, Hitman 3 è un gioco perfetto. È un gioco stealth di azione, ragazzi. Molto 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 innovativo, ve lo straconsiglio, è un gioco bellissimo. Io sinceramente darei un grandissimo voto a Hitman 3. Ma ragazzi, visto che hanno fatto di più, io ho preteso di più, sono stato più critico nel giudizio, ragazzi, sarò critico in questo giudizio, eh? Allora ragazzi, Hitman è un perfetto gioco, prende tutto quello che abbiamo visto nel primo e nel secondo capitolo, plasma, lo modifica, certo prendendo qualche effetto sempre di quegli episodi, ma non importa perché Hitman è un gioco che punta sul gameplay. Allora, Hitman punta sul gameplay, su come vuoi giocarlo questo gioco, su come vuoi giocare questo gioco e soprattutto su come farlo. Intesi? Cioè, Hitman punta su come tu il giocatore gioca. Non importa se spari tu, spari un tizio con la pistola. Certo, andranno a influenzare sul punteggio, ma non importa, ragazzi. Se tu vuoi fare così, fai così. Poi, ragazzi, Hitman si può giocare come si vuole, cioè, alla fine è un gioco stealth. Ma adesso vi farò capire meglio. Hitman 3 inizia con la missione di Dubai. Dubai è una delle mie missioni preferite, diciamo così, non è proprio la migliore. Devo ammetterlo, in alcuni aspetti potevano fare molto di più, ma l'ambiente grafico, ragazzi, è bellissimo. Ora vi dico un po' come funzionano le missioni di Hitman in generale. Finisci la missione, dopo aver ucciso i tuoi bersagli o aver preso determinati oggetti, e viene il punteggio. Nel punteggio vengono ricavati tutto quello che tu hai fatto. E se tu hai fatto tutto con la perfezione, uccidendo soltanto i bersagli e senza aver fatto nessun danno collaterale, sei assassino silenzioso, cioè il meglio del meglio, capito? Poi da Dubai si passa a Dartmoor, una cittadina, una città, un castello inglese, ragazzi, dove è avvenuto un lutto in famiglia, cosa molto comprendibile dal titolo che si chiama Lutto in Famiglia. Allora, ragazzi, questa missione è una missione davvero bellissima. Ha un sacco di misteri, segreti, tutti se i segreti sono tutto in Hitman. Hanno riportato molti effetti che c'erano anche in Hitman 2, nel primo Hitman, più in Hitman 2 che nel primo Hitman. Però, ragazzi, comunque tiene una storia, è tutto davvero ottimo. Ha delle scene della missione di cui la mia preferita era quella del detective. L'ho anche giocata, se non vi ricordate, ragazzi. Trovate il video nella playlist di Hitman 3 e Hitman 3 episodio 2.
Ragazzi, questa è una missione davvero complessa, ma molto, 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 molto intrigante. Ti spinge a finirla tutta, ragazzi. Io infatti me la sono finita tutta. Ho già fatto tutte e tre le storie della missione. Ho fatto tutte le sfide che potevo fare. Però, ragazzi, alla fine, rifacendo rifacendo, non è stato granché. Questo si vedrà anche con gli altri sette peccati capitali, quando usciranno tutti, vedremo un po' di fa un po' tutte e sette. Allora, ragazzi, la storia della missione che mi è piaciuta di più è appunto quella del detective, in cui deve indagare la morte del fratello del bersaglio, che è appunto questa, Alexa Carlisle, e dobbiamo trovare un fascicolo. Vabbè, anche se non il detective trova un fascicolo. Allora, il detective con la sua fotocamera. La fotocamera, ragazzi, è il punto cruciale, il punto innovativo di Hitman 3, che poi va avanti anche nella missione in Cina. Vabbè, ci arriviamo dopo in Cina, eh? Ah, sì, ah sì, l'aereo, ok, vabbè. Allora, però, prima di tutto, vi finisco di parlare di questa missione inglese. Praticamente, ragazzi, a me è stato davvero innovativo, davvero antico, da quel senso di vecchio, diciamo così, davvero bello. Ora passiamo a Berlino. Berlino è la missione che mi è piaciuta di più, ragazzi, perché ti dà tutto da completa libertà, ragazzi. Qui, dopo che 47 si è un po' arrabbiato per la morte del suo amico, che vi spiegherò meglio nella trilogia, so che ve lo dico sempre, vabbè, raga. 47 dovrà trovare e uccidere vari agenti dell'agenzia, che ormai ha tradito. Cioè, loro hanno tradito lui alla fine, ragazzi, però hanno fatto la scelta sbagliata. E questa, ragazzi, è la missione più bella perché non ti dà limiti, cioè non ha la storia della missione, non ha niente, niente, ragazzi, è perfetta perché è iper creativa. A parte perché io faccio il corso di tedesco quest'anno, non importa. Ragazzi, io passerei in Cina in questo. Ok, ragazzi. Passiamo alla Cina. La Cina è sicuramente un ambiente spettacolare. Ragazzi, scusa, è un ambiente spettacolare, ma io non mi faccio ingannare perché non è il suo pollo. Cioè, se l'ambiente è spettacolare, c'è qualcosa che non va, perché o ci sono meno interazioni ambientali, ed è proprio così, ragazzi, non ci sono molte interazioni ambientali, o qualcosa è limitato, ragazzi. C'è sicuramente un problema se l'ambiente è buono, ma ci sono meno interazioni ambientali. Cioè, sicuramente. Vabbè, ragazzi, comunque, se volete giocarla per l'effetto che vi offre, fatelo. Perché l'ambiente è davvero uno dei migliori, delle missioni migliori che hanno mai fatto, che la IO ha mai fatto. Perché non avrete idea di che cosa troverete nei sotterranei di quella città. In più, come userete la telecamera, ragazzi. Perciò godetevi questa missione perché è una delle migliori. Ora si passa a Mendoza. Oh, Mendoza, Mendoza, Mendoza. Mendoza è la missione che odio di più di Hitman 3. Mendoza mi pare tale quanto Parigi Hitman. Io odio Parigi, Parigi. Ragazzi, se qualcuno ha questo stesso pensiero me lo dica, lasciate un bel like. Cioè, io odio perché da quel gusto che non mi piace, cioè, non lo so, non so nemmeno come descriverlo. Ha quell'elegantezza, oh, è troppo, è una missione troppo elegante. Una missione davvero troppo elegante che non mi è piaciuta. Poi interazioni ambientali, sì, nuovi oggetti, sì, però si poteva fare di più, diciamo così, dai, passiamo all'ultima missione di Hitman 3, cioè quella sui Monti Carpazi.
Oh, questa è una missione davvero ristretta. Non è una missione chissà che. È una missione, ragazzi, apprezzabile, devo dire, davvero conclusiva, fatta bene, ma non è quella che mi aspettavo. Non ha concluso bene il tutto e non mi ha soddisfatto sinceramente, però la fine della storia mi è piaciuta molto, anche se la missione non è stata molto secondo me potevano semplicemente metterla in un posto tipo Nuova Zelanda, però non in un treno, cioè una villa e una cosa del genere, ma non in un treno. Potevano fare, non lo so, un altro palazzo, no, come Mumbai. Mumbai era perfetto, come era Mumbai e Nuova Zelanda. In sostanza, ragazzi, potrei dire che questo gioco è uno dei migliori giochi stealth di quest'anno, ragazzi. Uno dei migliori, completamente creativo, davvero davvero, con meccaniche mai viste dal 2016 e prima. Ragazzi, questo è un ottimo gioco. Se tra qualche anno, ragazzi, vi consiglio di giocarvelo, visto che sarà in sconto, meno 50 euro mi sembra un po' tanto. Ragazzi, se ci giocherete, se non riuscite a capire come funziona, ragazzi, guardate il mio walkthrough, io sono sempre felice di dare informazioni. Ragazzi, a me è piaciuto tantissimo fare la serie di Hitman 3 con voi. Mi è piaciuto fare tutto, mi è piaciuto fare la recensione, mi è piaciuto fare tutte le missioni, dandovi tutti i passaggi segreti possibili, tutto e per tutto. E beh, ragazzi, io direi di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Noi ci vediamo con un altro episodio. Ciao da PlayJumper08 e dai due giocatori.